quando ho adottato ormai 2 anni fa la mia cagnolina, mi sono resa conto di non sapere niente del mondo dei cani e ho iniziato a frequentare un campo dove c'era un istruttore Think Dog e mi sono appassionata tantissimo a questo mondo. Ho capito che c'erano tantissime cose da imparare, da approfondire e quindi ho deciso di partecipare anche al corso educatori. Mi ha portato a Think Dog il mio cane, che ho adottato 2 anni e mezzo fa, e da subito mi ha messo di fronte a una serie di sfide che mi sono resa conto che non sarei stata in grado di superare da sola. E quindi a un certo punto mi sono ammessa che avrei dovuto cercare aiuto esterno e l'ho trovato all'interno di Think Dog. Io mi sono avvicinata al mondo dell'educazione perché avevo un caso particolare con la quale mi ha aiutato il mio educatore e lavorando con lui e con i miei cani, perché ne avevo più di uno, ha visto qualche cosa in me e mi ha spronato a entrare nella scuola. Quello che mi ha fatto avvicinare alla scuola Think Dog è stata una serie di esperienze inutili che ho avuto con altri approcci addestratori di altre scuole e l'aver trovato qualcosa che fosse più affine a quello che pensavo essere il modo giusto per relazionarmi col mio cane. Un approccio alla sua esistenza che fosse libero da comandi. Come lavoro mi occupo di yoga e di terapie olistiche e ho a che fare con tantissime persone che hanno voglia di cambiare, di migliorare il mondo. E alcuni di loro hanno dei cani e mi ponevano delle domande anche profonde, spirituali, su queste creature. E non avendo attrezzi del mestiere, ho deciso di intraprendere questa scuola per poi poterla integrare nel mio lavoro proprio di terapista. Abbiamo fatto una puppy class presso il centro cinofilo di Laura Calvelli. Da lì sono entrata nel mondo di Think Dog grazie anche a tutto il bellissimo staff che lavora lì costantemente, alle bellissime persone che ho incontrato, soprattutto Francesca Traetta che ci ha guidato in tutto il percorso. Grazie a lei ho imparato le basi della gestione del cane, a entrare in sintonia con Yoshi, che era la cosa che più volevo, crescere con lui proprio anche emotivamente e facendo tantissime esperienze per conoscerlo e entrare in connessione con lui. Tutte queste cose si racchiudono proprio in Think Dog per me.